Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50. Oggi su Brave Frontier faremo le gran missioni. Queste gran missioni sono apparse dall'aggiornamento di ieri e oggi ve ne farò vedere una. Soprattutto questa gran missione parlerà, credo, di Carl, perché l'avevo fatta su Brave Frontier Global, quindi credo che parli soprattutto di Carl. Queste gran missioni sono particolari perché non sono come dei dungeon o cose così, perché là c'è la storia proprio interna, i dialoghi potrebbero anche essere molto lunghi, il video potrebbe durare un po', scusate, non so quanto durerà perché a Global i dialoghi li ho saltati perché l'inglese non lo capivo tantissimo. C'è il download, caricamento. Devo anche creare le squadre. Ok. Sono così, l'immagine è stupenda delle gran missioni. Kevin, sono io, Lee in Maryland, il supporto logistico dell'ufficio investigativo di Gran Gaia. È stato completato, è stato finalmente completato. Eh? Di che cosa sto parlando, mi chiedi? Davvero vuoi saperlo? Ma certo, chi non vorrebbe, no? Bene, sono lieto che tu me l'abbia chiesto. Unendo tutte le sue risorse, l'ufficio investigativo ha finalmente creato il suo simulatore. Il suo nome è Sistema Gran Missione. Decine di ingegneri nel nostro ufficio investigativo hanno passato notti in bianco solo per costruire questo macchinario, sai? Eh? E io mi chiedi? Comunque, con questo simulatore abbiamo programmato un certo numero di avventure a cui tu e i tuoi compagni avete partecipato tra un viaggio e l'altro. Utilizzando questi dati il simulatore ti permetterà di rivivere quelle avventure da capo. E non è tutto. Utilizzando questo macchinario non solo potrai rivivere i tuoi ricordi, ma abbiamo aggiunto una funzione. Grazie a essa, anche se partirai nuovamente per la stessa avventura, a seconda delle decisioni che prenderai, l'esito potrebbe essere completamente diverso dalla volta precedente. Ciò significa che tutto è possibile. Allora, che ne pensi? Non è fantastico? Già, decisamente notevole. Oh, mi stai dicendo che il macchinario a essere notevole e non è la mia spiegazione? Beh, sì, lo sapevo. Anche Rint, che ci ha aiutato a costruire il simulatore, ha detto la stessa cosa. Comunque, l'ufficio investigativo si è impegnato molto per creare questo dispositivo, quindi ti prego, provalo almeno una volta. E ovviamente, io sarò qui ad aiutarti nelle tue avventure, Kevin. Allora, da come ho capito... Guarda l'evocatore. Ovviamente... Nelle gran missioni ci sono diversi finali alternativi. Se prendi una strada diversa, ovviamente tutta la storia avrà la sua ripercussione, cambierà tutto. Poco dopo aver sconfitto uno dei quattro caduti, Max è la creatrice al palazzo di Estinano. El Gaia, villaggio dell'avventuriero. Mi sembra di rifare il gioco da capo, mi sembra. Ehi Kevin, mi dispiace disturbarti dopo il combattimento al palazzo di Seti Lamia, ma vorrei chiederti un favore. La verità è che uno dei superiori nella sala degli evocatori di Atlas mi ha chiesto di occuparmi di questo noioso incarico. Vuole che uccida un certo drago, mi daresti una mano? Vuoi sapere se il drago è forte? Beh, credo sia abbastanza forte, ma in realtà il problema maggiore del drago è proprio la sua grande cautela. Nel momento in cui percepisci più leve pericolo, sarà a gambe. Ecco perché ho bisogno di tutto per fermarlo. Se entrambi attacchiamo il drago contemporaneamente potremmo bloccargli la via di fuga. Quindi posso contare su di te? Sì, puoi contare su di me. Cosa? Dove sei, mi chiedi? Ho provato a rintracciarlo, ma per come è fatto probabilmente è impegnato in un altro incarico chissà dove. Quindi stavolta siamo solo io e te, facciamo il nostro meglio. Beh, allora, il drago sicuramente per me è debolissimo. Tumulto demoniaco. Due squadre posso fare. Chi metto? Non so. Tanto il drago è debole, quindi... Boh, metto Avant, non so. Mettendo squadra un po' a caso, perché cerchiamo di fare in fretta. Iris, una curatrice, Ivris, credo di averla qua. Ivris, dove sei? Eccoti qua. Ok, altri due. Qua il costo proprio non è un mio problema. Viviana, ce l'avevo in squadra principale poco tempo fa. Poi l'ho tolta perché ho messo Sirius. Mi chiedete Lauda, mi chiedete, ancora non è nella sua forma migliore. Kiku, tutte stelle, dai, ci sta. Andiamo qui, la squadra principale è quella che è sempre stata. Seleziono un amico, vediamo chi scegliere. Ovvio. Ok, gli oggetti neanche mi servono. No, dai, non mi serviranno neanche. Cominciamo.
Ecco, ovviamente. Sì. Per ora dovresti proseguire ancora, Kevin. Anche se dovessimo essere coinvolti in un lotto contro il drago, non dovremmo seguirlo per molto. Dopotutto, il nostro obiettivo è metterlo a tappeto qui. Bene, non deludermi. Ok. Allora, con chi cominciamo? Cominciamo a muoverci con Carl, il CC squadra. Non me ne frega niente. So già come fare. Allora, vediamo come. I nemici saranno deboli. Cos'è sto bug della vita qua vicino al centro a destra? Gel, che non mi servono. Bene, un forziere. Dopo la grande guerra contro gli dei, molte bottine sono andate disperse. Anche altri tesori sono stati abbandonati un po' dappertutto. Dagli evocatori prima di noi. Potremmo usare il loro contenuto, quindi aprire forziere potrebbe essere una buona idea d'ora in poi. Ok, Carl. Va bene, capo. Non me ne frega niente, gestisci squadra. So già, non mi serve gestirla. Ok. Va bene. Ah, c'è già il drago. Vabbè. L'ho già fatto fuori. Ah, è scappato. Vi ricordo che la storia può variare, quindi io adesso in realtà sto facendo un po' l'ha fatta franca alla fine. Beh, va bene, sto andando tutto secondo i piani. Mi sembra che mi ci sembra tutto io per primo, ma la prossima volta capiterà a te, Kevin. Ok. Ecco. Solo questo voleva sapere. Ok. La porta è bloccata, quindi devo andare con me. Va bene. Ah, già lo affronto. Non so neanche i brave perché mi sa che scappa. Wow, quella scossa. Sembra che Kevin abbia tirato qui il drago in qualche modo. Ora posso finalmente metterlo KO. Ok, facciamola finita. Si apre il portale. Ok. Vado ancora con me, vado. Comunque avete visto le due strade alternative? Bene. Infatti avete visto, io potrei andare direttamente qui oppure di qua, ma io vado direttamente qui. C'è l'evento pure. Quindi dovrei incontrare una persona, però se vado a sinistra non credo che la incontrerò. Poi dopo vi faccio vedere. Lo farò due volte questo. Ok. Vediamo chi incontro. Seria. Finalmente ci sono. Che diamine. Che diamine ci fai qui? La tua pigrizia è già abbastanza rimpiccio su tutti quelli attorno a te. Cosa ci faccio qui, mi chiedi? Beh, quando ho sentito che avresti aiutato Carlo, sapevo che non avresti fatto altro che intralciarlo. Quindi sono venuta qui perché ero preoccupata di come sarebbero andate le cose. Ma guardati, vagando qui così senza meta, tipico. Beh, chi se ne importa. Ad ogni modo io vado avanti. Perché quella faccia? Aspetta, non mi stai mica chiedendo di farti compagnia, vero? Vuoi scherzare? Anche se provassi a tenere il tuo passo, non riusciremo mai a sconfiggere il drago. Sarò io a sconfiggerlo, quindi tu rimani qui e fate una passeggiata. Qua seria, non avevo ancora fiducia nelle mie capacità di grande evocatore. Andiamo nella caverna oscura prima di andare al boss. Ok, siamo fuori. Va bene. Ok.
questa caverna sembra il rifugio del drago, ma sembra un po' troppo piccolo considerate le dimensioni del drago. Forse è solo il rifugio che usa mentre espande la tua influenza nella zona. Questi tre rami qui per terra crescono solo nella valle del tono distante. Se i rami sono stati portati qui dal drago perché li aveva attaccati al suo corpo, allora forse il suo vero rifugio si trova da qualche parte nella valle del tono distante. Comunque dovrei distruggere questo posto e incontrare Kevin al più presto. Bene, distruggere l'entrata dovrebbe bastare, in questo modo il drago non potrà più entrarci. Ok. Per una volta capisco tutto. Non ci capivo niente l'altra volta. E infatti se andavamo al bacino fiorito non potevamo affrontare questo nemico che mi fa vedere qui. E già questo sarebbe stato un grande cambiamento di storia, eh. Quindi ok. Ma che paura. Ecco, solo con Artu bastava farlo fuori. Solo con Artu bastava farlo fuori. Ok. Poi andiamo al bacino fiorito. C'è un dialogo? No, oppure una semplice battaglia? Non lo so. Faccio prima a far così. Ok. Ok, e l'abbiamo fatti fuori. Ok. Kevin, finalmente la connessione è attiva. Sono lì in mezzo al supporto logistico dell'ufficio investigativo di Kangai al tuo servizio. Ho parlato con Carl pochi secondi fa e mi ha detto che probabilmente ci metterà un po' più di tempo per raggiungerti al vostro punto di incontro, la Torre delle Nubi Nere. Quindi resta in attesa per ora. Va bene. Ok. Quindi devo affrontare il boss per forza, perché a me non mi fa avanzare. Vediamo. Aumentiamo sta velocità. Il video potrebbe durare più del previsto. Ok. Non credo che facendolo solo due volte riuscirò a completare l'intero quest al 100%, eh? Ovviamente c'è un premio se lo completo al 100%. Andiamo, ok, questo bel drago sarà fatto fuori adesso. Ovviamente la sua velocità schifo, ma mi fa fare il drago. Però scappò. Pensavo che dovevo farlo fuori. Va bene. Affrontare il drago qui non faceva parte del piano, ma proverò ad attirarlo qui il più veloce possibile. Bene, ora. Ah, che cos'era? Quell'attacco proviene da tutt'altra direzione. Da come avete capito i dialoghi sono molto simili a quelli di Fire Emblem Heroes, eh? Sembra che il drago sia fuggito. Ma cos'era quell'attacco? È ovvio che non provenisse dal drago, ma non riusciva ad avvertire alcuna presenza per poterne essere sicuro assolutamente niente. Arga, mi ferite molto più profondo di quanto pensassi. Accidenti, non penso di farcela. A incontrare Kevin dove abbiamo stabilito. Quindi, ora c'è Graham. Credo. Sì. Non c'è da aspettarsi nulla di meno da Cardinion. Sempre molto interessante. Sei riuscito a schivare un colpo diretto dal mio altrimenti perfetto attacco a sorpresa. No, non ho letto. Scusate, non sono riuscito a leggere. Ok, devo affrontarlo io. Andiamo avanti con me. Torre delle Nubi Nere. Seria, qua te ne sei ancora scarsa, credo che tu l'abbia capito. Brutta cosa di questo passo. Oh Kevin, finalmente ci sei, eh? Questo drago è davvero tosto, dovresti stare indietro. Cosa stai chiedendo a me di stare indietro? Non dire sciocchezze, non ce la faresti con quel drago. Io sì. Va bene, finisci tu il lavoro. Ma non essere imprudente, d'accordo? Se ti vedo anche solo un po' di difficoltà, verrò in tuo aiuto, chiaro? Tranquilla, non avrò nessuna difficoltà. Voglio vedere se con Kran sotto stelle mi basterebbe anche solo lui per far fuori il drago. Mi basterebbe solamente lui. Ok. Facciamolo fuori su Zaponarti. Ah no, resiste un po' di più. Un bel po' di divertimento. No, niente. Voglio fatto fuori lo stesso. Lo sento più brave addirittura, guardate. È ancora scappato. Ma no, ma come lo faccio fuori sto drago?
Wow, sei parecchio indebolito, non male. Ah! Ah, che cos'era quel forte ruggito? Mi fischiano ancora le orecchie. Aspetta, dove è andato il drago? Non dimmi che è scappato mentre ero distratto dal suo ruggito. Kevin, e tu che ci facevi lì immobile come uno scattapista? Vallo a cercare. Cosa? Dici che dobbiamo curare le mie ferite prima? Ma cosa dici? In quanto evocatore la tua priorità dovrebbe essere la missione. Quindi lasciami qui e vai a cercare il drago. Non dire così seria. Fa quello che dice Kevin questa volta. Carla, sei in ritardo. Sì, scusami. Ho avuto un piccolo imprevisto. Il drago è scappato, ma anche lui è ferito. Non dovrebbe essere in grado di muoversi neanche per ora. Ho provato a cercarlo, ma è troppo prudente. Di sicuro non si farà vedere per un po'. Quindi per ora consideriamo compiuta la missione della sala degli evocatori. Sapete, sono quanto esausto ora. E abbiamo anche dei feriti qui. Ma questa vita non è così grave. Kevin, dai una mano a seria, vero? Guarda, finita, ti ho già detto che non è così grave. Capisco, sarebbe meglio se Kevin si portasse a cavalluccio, no? Zitto. Ah, sto scherzando. Kevin mi ha davvero salvato la pelle stavolta. Il drago può essere anche scappato, ma la prossima volta che ce lo troveremo davanti lo sconfiggeremo insieme di sicuro. Quindi la missione credo sia finita. Sì. Stavolta la storia la faremo più o meno uguale. Però, come dire, andremo a usiamo prima me perché gioca. Ok, gemma, ovvio, vita sacra, gel, folletto, altri gel, medaglia al valore, gel, muramasa che non mi serve. Ok, adesso la rifacciamo. Questa è l'unica gran missione che hanno messo, mi metto solo questa. Obiettivi. Ho tutto il drago con sedia. Peggio isolata tesoro. Sì. Qua c'è un. Ah, ecco, non ho zero karma. Ok, perfetto. Meno male, pensavo di avere zero karma. Mi era venuto un colpo per un attimo. Oh, va bene. Allora, io muramasa e pietra sacra sinceramente non le uso. Quindi. Ok. Allora ragazzi, credo che questa sarà l'unica gran missione che potrò fare per un po' di tempo perché mi sembra che abbiano messo solo questa. Purtroppo non ce ne sono altre. Squadra sempre la stessa. Sempre lui. E cominciamo. Ovviamente salterò i dialoghi, Ok. Sì, so tutto. Sì, saltiamo tutto quanto. E andiamo prima con me stavolta. Vediamo cosa succede. Se andiamo prima con me. Non lo so, però vediamo. Ok. Va bene, facciamo fuori. Ok. Sì, non è la stessa cosa. Sì, stavo addirittura di battere il drago senza i Brave, stavo addirittura per batterlo. Vediamo cosa dice qui. Ok, vediamo se il dialogo è diverso oppure no. Wow, quella scossa. Sembra che Kevin abbia tirato qui il drago in qualche modo. Mi ha lanciarsi le cinture. Aveva detto così anche prima? Sinceramente non mi ricordo. Ora andiamo a prendere tesoro. No, l'ho già preso. Andiamo direttamente al canyon tetro. Andiamo direttamente. Vediamo che succede. Ok. Va bene. Ora lo faccio fuori. Ok, e se ne scappa di nuovo come sempre. Vediamo se il dialogo è diverso. Brum. L'ha fatta franca alla fine. Beh, va bene, stanno tutti secondi piano. Il drago non ha nessun posto dove andare. Ok, forse. Non credete mi sia detto così anche prima perché io non lo so. Ok, andiamo con me. Bacino di montagna, vediamo che succede.
Vediamo. Allora, vediamo cosa succederà. Alziamo un po' il volume. Andiamo al bacino fiorito questa volta, non affrontiamo il nemico che c'è sopra in alto. Vediamo cosa succederà. Vediamo cosa succederà adesso che non sono andato al bacino fiorito, ma cioè non sono andato al nemico, ma finalmente la connessione è attiva. Sono l'email al supporto elettrico dell'ufficio investigativo di Grangaia al tuo servizio. Ho parlato con Carlo pochi secondi fa e mi ha detto che probabilmente ci metterò un po' più di tempo per raggiungere il vostro punto di incontro alla Torre delle Nubi Nere. Quindi resta in attesa per ora. Beh, se io non l'abbiamo incontrata, però qui ha detto che il dialogo non mi sembra tanto diverso ancora. Quindi vediamo che succederà. Andiamo ancora all'evento. Non so. Speriamo di vedere qualche dialogo diverso. Vediamo cosa succede quando non incontriamo Seria e andiamo direttamente avanti senza di lei. Questo già fatto. Questa caverna sembra il rifugio del drago, ma sembra un po' troppo piccolo per la dimensione del drago. Forse è solo il rifugio che usa mentre espande la sua influenza nella zona. E questi qui per terra cresce solo una valle del tuono di sfondo. Se avessi questo qui, al drago. Ok, il dialogo è lo stesso. Ok, sì, il dialogo è lo stesso. Dove fa vedere che distrugge la porta, cioè l'entrata, e non può andare avanti. Non posso andare avanti. Affrontiamo il boss. Vediamo cosa succederà se non incontriamo Seria. Credo che i dialoghi cambino. Sinceramente io non lo so, ma dovrebbe essere così, mi sembrano diversi i dialoghi. Credo che la ripercussione sia dove il boss lo facciamo fuori per sempre invece che scappi. Potrebbe essere questa la ripercussione. Non lo so, andiamo a vedere. Allora, il boss è sempre uguale. Diciamo alcuni Brave Burst. Ok, pioggia di sepoltura oscura. Addirittura sconfitto, vedete voi? Non so dove ci sia la difficoltà in questa missione. Ovviamente per i deboli c'è la difficoltà, per me no. Sono di livello piuttosto alto. Affrontare il drago qui non c'è parte del piano, ma proverò ad attirarlo qui il più veloce possibile. Bene, ora. Ah, che cos'era? Questa che viene da tutt'altra parte. Sì, ok, sarà stato ground di nuovo. Ok, vai avanti. Vediamo che drago si è fuggito, ma cos'era? Ok. Ok, ha detto le stesse cose. È stato Gram, sì, sei stato tu, ok. Andiamo avanti. Torre delle Nubi Nere senza Seria, eh. Vi ricordo che siamo senza Seria. Infatti qua il dialogo non c'è. Andiamo direttamente ad affrontarlo. Seria credo che verrà dopo. C'era il dialogo prima, adesso non c'è. Ah, lo devo battere. Ah no, è scappato ancora. Ok. Ecco. Qui lo affronto io, Seria non c'è, ve lo ricordo fin da subito, non lascerò che il drago scappi. Sul serio, sei a livello di un totale principiante, se non ci fossi stato io sarebbe fuggito, sai? Perché sono qui? Beh, ovviamente perché Kali mi ha chiesto di aiutarlo, dovresti essere in grado di cavartela con le tue forze, non credi? Quindi questo è il drago che tu e Kali state cercando, giusto? Sembra già molto indebolito, ma se fai fatica con nemici come questo allora hai ancora tanto da imparare. Ora rilassati e goditi l'eleganza del mio combattimento. Aisha, regina dei draghi, riduce in cenere quel drago. Mamma mia, Aisha, regina dei draghi. Cos'è? 5 stelle, 6? Che paura. È davvero potente, Seria, lo sai. Comunque, ah, che cos'era quel forte ruggito? Mi fischiano ancora le orecchie. Ehi, aspetta, dove è andato il drago? Non dimmi che è scappato mentre ero diretta l'estate dal suo verso. Ok, mi hai detto che ci facevi l'immobile con uno stoccafisso. Accidenti, sei veramente inutile.
Beh, il dialogo all'inizio era diverso, se ve ne siete accorti. Kevin, sono Lynn Merriman, del supporto logistico dell'ufficio investigativo di Gangai al tuo servizio. Ho parlato con Carl pochi minuti fa e mi ha detto che farà un po' tardi, quindi mi ha chiesto di porgerti le sue scuse. Carl farà tardi, che strano, è successo qualcosa? Mi dispiace, non ha fatto cenno a nulla del genere. Ad ogni modo, Carl ha un altro messaggio per te. Ha detto che con molta probabilità il rifugio del drago si trova da qualche parte nella valle del Trono distante, quindi potrebbe essere andato in quella direzione. Tutto qua. Ben fatto, Carl. Ci hai dato un'informazione preziosissima dal nulla, è stato davvero bravo. Forza, Kevin, dirigiamoci verso la valle del Trono distante. Finiamola di gingillarci o il drago si riprenderà nel frattempo. Ecco, già la storia è cambiata. E di parecchio pure. Quindi cos'è il boss finale? Vabbè, comunque dai, andiamo ad affrontarlo. E facciamolo fuori con vabbè, questi qua minotauri scarsissimi, facciamoli fuori in un turno solo. Ok, perfetto. Sono curioso, davvero, la storia è cambiata davvero parecchio. Spero che anche voi lo siate, perché tra poco vedremo cosa succederà in questo caso qui. Allora, vediamo cosa succederà in questa storia qua. Allora, facciamo fuori il drago. Batterlo, finalmente siamo riusciti a batterlo. Ma finalmente siamo riusciti a batterlo. Sergio, re del gelo, finiscilo. Scusate, abbasso un attimo, forse il volume era troppo alto per voi. Allora, vediamo cosa succederà. Più a questo punto la nostra missione è completa. Carl, sei sbucato fuori da chissà dove e ci hai rubato la scena. Anche io avevo riservato il mio miglior attacco per concludere il combattimento. E ora se... Eh? Oh, Seri, anche tu sei corso qui ad aiutarmi? Grazie mille. Fa niente. Grazie dell'aiuto di tutti, siamo stati in grado di sconfiggere il drago senza troppo sforzo. Con un lavoro così ben eseguito, i leader della strada degli evocatori non avranno nulla di cui lamentarsi. Quando torniamo a Randall dobbiamo festeggiare insieme. Ah, questa sì che è una sorpresa. Persino dopo aver subito una ferita così grave, Carl è riuscito a riprendersi in fretta. Nemmeno io me lo sarei mai aspettato. Bene, la prossima volta dovremo ridurlo in uno stato comatoso per poi divertirci un po' con lui. Ora che ci penso, prima mi sembra di aver visto l'evocatrice dell'armatura rossa. Sono sicuro che ci sarà utile. Sta diventando tutto molto eccitante. Ok, vediamo. Credo che sia finita la missione adesso. Credo sia finita. Ah, come avete visto, la storia ha avuto una ripercussione. Cambiando strada, la storia abbiamo sconfitto il drago invece che di fuggire, se n'è andato, l'abbiamo sconfitto. Mi dà altri premi perché abbiamo sconfitto il drago. Ok, vediamo. 85%. No, cosa manca? Manca una cosa qua. Spiaggia isolata tesoro. Io sono andato sulla spiaggia. Vabbè. Comunque, ragazzi, il video si conclude qui. Volevo solamente farvi vedere che la storia poteva avere una ripercussione se si cambiava strada o meno. Non so quando usciranno gran missioni. Io spero presto, così ve le posso far vedere. Comunque, mettete pollice in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Oppure mettete pollice in giù se il video non vi è piaciuto. E vedrò quando potrò fare altri video su Brave Frontier. E scrivetemi nei commenti se vi piacciono video su questo gioco. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!